Ok, bene bene, benvenuti nell'episodio 5 di Tomb Raider. Continuiamo, eravamo arrivati qua dove abbiamo visto tutti questi disegni fantascientifici e adesso andiamo avanti, È vediamo quasi che un miracolo che succede. questo posto esista ancora. Beh, in effetti È stato Lara non facile. ha tutti i torti, porca. Non stavamo morendo male male. Andiamo avanti. Allora. Adesso se qua non anneghiamo, un po' come la mia clip su Warzone, dovremmo riuscire. Ma cazzo siamo? Non siamo più tipo nella zona innevata. Magari da qui. Siamo, eh. Seguiamo per di qua. Mamma mia, che paesaggi però, sti cazzi. Ah, l'abbiamo allontanato. Vedi, lì è la montagna di neve. L'abbiamo fatta di strada. Ferma dove sei. Calma. Ah, Calma. puttanella dell'inizio. Sai che non sto con la Trinità. Perché dovremmo crederti? Sono fuggita con uno dei vostri, un uomo di nome Jacob. E dov'è adesso? Eravamo insieme, ma ci siamo separati nelle miniere. L'ho ucciso! No! No, 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 no! Jacob non si fiderebbe mai di una straniera. Vi prego, sai che non sono vostra nemica. Ti ho avvertita. Avresti dovuto andartene. Sofia! Ora basta! Padre! Attenzione! Pensavo di averti perso. Lieto di rivederti viva. Perdona, Sofia, è molto prudente. Al suo posto avrei fatto lo stesso. Lecca Sei culo! scoperto. La Trinità sta arrivando in forze. Dobbiamo prepararci. E lei? È un'amica. Vi do la mia parola. Non fatele del male. Queste rovine. Bravo La città Jacob, perfetta del cazzo. profeta è vicina. Vieni, non abbiamo molto tempo. Preparate le scorte di armi. Rinforzi le difese. Forza, ora! Arriveranno presto. E saranno più di noi. Dobbiamo proteggere anziani e bambini. Forza, portateli nelle catacombe. Accendi i fuochi, dobbiamo allertare la valle. Incredibile. Sofia, raduna i combattenti. Ci vediamo al villaggio in alto. Non sparire più, padre. Non è che è lui il profeta, Jacob? C'è molto da fare. Se avessimo più tempo. Dopo. Per ora cercherò di rendermi. Attenzione, preparativi per la battaglia, perlustra la valle. Apriamo queste scorte. Componente per mitra 2 su 4. Good. Interagire con voi, figli di una grandissima troia. Vediamo cosa c'è qua. Due. Allora, su. Jacob e il suo popolo sono davvero forti, devo ammetterlo. La Trinità sta arrivando. Il mio aiuto potrebbe far loro comodo. E questo atlante sull'affresco. Se è Allora, davvero una quest'arco rotta dell'eroe, con questo dobbiamo sono farlo. identici praticamente. Solo che a livello di screen mi piace più Se non lo questo. trovo, tutte queste morti saranno state invano. Potenziamenti livello 2. Tra l'altro, non Io abbiamo sono pelle. fantascienza. Questo aumenta la durata dell'attenzione, questo aumenta i danni, gli attenti ottimizzati e potenziamo anche questo. Il problema è che dobbiamo procurarci della pelle, dovremmo cacciare. Allora, vediamo sulla mappa dove siamo. Allora, noi siamo su sulle valle. Tanto lì c'è ancora la missione secondaria, noi abbiamo attraversato le miniere. Dovremmo andare di qui. Notte. Cerchi qualcosa da fare e scendi al villaggio di sopra. Non ho
Va bene, non mi danno missioni secondarie, ma mi dicono solo di scendere qua sul villaggio. Ed è quello che faremo. Abbia messo una buona parola per me. Per decenni il mio popolo ha combattuto contro gli stranieri. È un'abitudine dura da dimenticare. Vedi se hanno bisogno di aiuto per i preparativi. Un po' di duro lavoro ti servirà per guadagnare la loro fiducia. Vedrò cosa posso fare. Però rompetemi i coglioni, non è che. Cioè, voglio dire, ma. Tutto qua sto trovando l'inferno di frecce. Oh, ma guarda qua che cosa abbiamo. Vediamo se troviamo la mitraglietta. Fucile a otturatore 1 su 4. Ma quante cazzo di armi ci sono nel gioco? Oh, la mappa. Questa ci torna utile, aggiornare la mappa. Ci sono un paio di documenti ancora da prendere. Cazzo, è un drone. Cosa posso fare? Gli invasori hanno messo in campo una nuova diavoleria. Sono piccoli elicotteri teleguidati. Pare si chiamino droni. Non attaccano, ma dentro hanno una specie di videocamera. Stanno mappando la valle. E così perderemo ogni vantaggio su di loro. Ne ho abbattuto qualcuno, ma non basta. Tu però con quelle armi dovresti avere più fortuna. Ci aiuterai? Funziona. Dovrei riuscire ad abbatterne qualcuno. Più ne abbatti, meglio. Quando hai finito, torna qui da me. Devo uccidere 4. Ah, questa è una secondaria. Finalmente una me l'hanno data. Ci sono 4 droni. In teoria, uccidendoli ci dà un arco antico. No, questa la devo fare. Il drone è lì. Ma porca puttana. Ok. Cos'è? Oh. Colpa sei. Cos'è? Dio, ma è una lince. Che cazzo ne so, un qualcosa. Un felino. Porca puttana. Mica se sei scarso però, eh. Ma cazzo si chiamano sti animali? È tipo, sì, penso una lince gigante, un qualcosa. Non so cosa minchia ho fatto, ma l'ho fatto. Oh, due di pelle rare. Questa ci fa comodo. Ma sì, infatti qua lo segnava che c'era tipo un animale. Ci dà veramente quest'arco antico e voglio vederlo. Hai abbattuto il resto di quegli. Sì. Quello era l'ultimo. Ce l'hai fatta. Forse ne manderanno altri, ma almeno gli abbiamo reso la vita difficile. Bastardi. Ti siamo grati per l'aiuto. Antico arco composito. Armi alternative. Sono disponibili diverse armi da ciascuna categoria. Ogni arma è diversa dalle altre. Specifici vantaggi e vantaggi. Alcuni dispongono di potenziamenti esclusivi. Attenzione. Nemico tutto, Jacob. Per tutta la valle. Se accendessi la torre di segnalazione, tutti saprebbero che c'è un pericolo imminente. Conta su di me. Quando vedranno il fuoco, sapranno cosa fare. Ora così cretino. Salto della vita, attenzione. Oh, porca puttana, qua cade tutto. Mamma mia, le arrampicate belle. Perché questa visuale se ne va completamente a fanculandia. Io, mamma mia, qua dovevo lasciarmi andare malamente. Ma tu guarda che giro stiamo facendo. Mamma mia. Pagate tutto, ma lo senti? Mamma mia, raga. Attenzione.
Oddio. C'è tutto un giro per scalare sta cosa. Ce la facciamo ad arrivare lì? Oddio. Oh, che puttana. Mamma mia, il panico. Mamma mia, la scalata della vita, raga. Cos'è? No, queste saranno frecce incendiarie. Sì, sì. Borraccia per il petrolio. Nuova attrezzatura. Eccolo. Ecco, adesso posso fare le frecce incendiarie. Con uno cambio il tipo di freccia e poi le schiocco così un po' come quelle velenose. Molto bello. Quindi da qui dovrei poter mirare. Aspetta, però siccome mi dà un indicatore sopra, che mi stavo buttando, raga, veramente, se lo facevo, penso sia, sarebbe stata la scelta più da coglione mai fatta. Ma devo arrivare in cima. No, Lara, che cazzo fai? Bravissima. Oh, cazzo. Mamma mia, raga, ma guardate dove minchia sono. No, 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 no. Ma questa non è incendiaria, perdonami. Grazie, Lara. I nostri sono stati avvertiti, così potranno mettersi in salvo. Vieni al villaggio in alto, sto raccogliendo gli uomini lì. Va bene. Questo, queste pile in effetti si accendevano ai tempi, proprio quando c'era tipo un'invasione nemica. Loro ancora, vedi, quella non sapeva manco cos'erano i droni. Devo togliere la curiosità di vedere cosa cazzo c'era lì. Ecco, manco ci sarebbe arrivata, ragazzi. Io per andare lì che cazzo di giro devo fare? Porca puttana, non posso semplicemente collegarmi. Vabbè. Avanti. Ok, io andrei di... Ok, vado di pistola. Come già la Trinità ha sferrato l'attacco. Dov'è la sorgente divina? Parla. Oh cazzo. Basta! Non versate altro sangue. No, no, no. Dove si trova? Fermo. Aspetta. C'è una mappa. L'atlante. Vi dirà la strada. Ok. Parlami di questo atlante. Ehi! Fucile pesante a pompa. Ulla. Dai, vai a fare il culo. Casso tutto. Casso tutto col pompa. Ok, aspetta. Con calma, con calma. Oddio. Levati dai coglioni. Un attimo che ricarico. Ci sono. Un attimo che sono da lei. Cazzo, sta ballando, raga. Vabbè, qua come sempre. Diciamo che dobbiamo sparare le bombole. Oh, oddio mio, ma tu ti stai... Ah, bruciata solo, perché la bruceremo insieme?
bruceremo insieme, ma sti cazzi, ma brucia solo, stronzo. Siamo di nuovo in Antartide. Ah, Pierpaolo Locusto. Ci sono molte vittime, uomini morti o dispersi. Avremmo dovuto ucciderla. I tuoi sforzi non hanno portato a nulla. Forse lei riuscirà dove tu stai fallendo. Io non fallirò. Capito, puttana di merda. E sai che significa? Mi sacrificheranno. A loro non interessa che sopravviva. Ho bisogno del potere della sorgente. A Cuba, a Cuba. E lo avrai. Promesso. Non perdere la fede. È la volontà di Dio. Il nostro successo è inevitabile. Ti prego. Devi trovarla. Non mi rimane molto tempo. Comunque penso che lei sia malata proprio a livello... cioè oltre che di cervello proprio. Di salute. Per questo cercano la sorgente divina. Se non sbaglio sono anche fratelli. Sì, sì, prega, prega. Fino a qui. Ho sopportato così tanto. Questi ultimi ostacoli che mi hai messo davanti... I peccati che mi hai costretto a commettere devono avere un senso. Mostrami la via. Dammi la forza di continuare per lei, per te, per la Trinità. Ti prego. Mostrami la via. Gli sanguinano tutte le mani. Ma questo non so perché ha due buchi. Cazzo, è stato crocifissato. Allora che sangue sia. Mostrami la via. Si preme le mani, gli esce il sangue e lui capisce che è il segnale che le ha mandato il Cristo. E il sangue. Allora, cretino. Mi dispiace. Il tuo popolo non si merita questo. Abbiamo scelto questo cammino. Il nostro dovere non è mai stato facile. So cosa vuol dire perdere dei compagni. La Trinità non si fermerà, vero? Ne dubito. Hanno molte risorse. E l'Atlante? È un'antica mappa della città vecchia. Ma la Trinità non lo troverà alla torre. Molti di noi vivono in quelle rovine. Non sono pronti per quello che succederà. Posso aiutarli, Jacob? Lo faresti per noi? Certo. O per quello che cerchi? Per tutti e due, Jacob. In questo momento non c'è differenza. E io ti amo, Jacob. Amo Jacob. Amore mio bello, Jacob. Ok. Non siamo messi bene, Jacob. L'attacco ci ha decimato e non abbiamo nessuno. Mi serve qualcosa. L'acropoli. Lo so. Mi occuperò dei feriti. Dobbiamo portarli. L'assalto e il pompazzo. Il pompa non mi piace, onestamente. Preferirei tipo un cecchino. Qualora ci fosse la possibilità di metterlo. Scoiattolino tattico. In una grotta bellissimissima. Jacob, qua su è il caos. Non c'è traccia della tua gente. Sofia potrebbe averli portati nelle catacombe sotto la torre. Ma ho perso ogni contatto con lei. Va bene, la cercherò lì. Abbiamo quasi finito di evacuare i feriti qui. Ti raggiungerò presto. Va bene, Jacob. Ti amo, Jacob.
Andiamo avanti alla ricerca di Sofia, sperando che abbia evacuato tutti i poveri cristi. Comunque questa ambientazione qua è sicuramente meglio della neve. Mi sono mai piaciute le ambientazioni, diciamo, tipo innevate così, offrono degli scenari la maggior parte delle volte sempre molto cupi, spesso ripetitivi, molto uguali. Invece questi scenari così, bene o male, poi vabbè, qua associato al fatto che ci siano queste rovine secolari e quant'altro. Tanta roba. Ma qua hanno scassato il culo a tutti. Apriamo qua, componente per fucile otturatore 2 su 4. Speriamo che il fucile otturatore sia forte. Vediamo la gallina, che lei sa incendiare, minchia. Reliquiario. Veniva utilizzato per proteggere e contenere le reliquie dei santi. Denti, dita, testa. Questo dovrebbe conservare le reliquie del profeta. Funziona. Lo spiazzo è libero, che facciamo con questi prigionieri? Uccideteli! Non sparate! Fermo! Porca puttana, li stanno freddando tutti. Allora, possiamo provare a fare un po' le cose. Cos'è furtivamentissimo. Ma lì ci sono altri tre nemici. Qua. Siamo nella merda. Attenzione, io sto freddo. Vai, 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 vai. Vai a fare in culo. Vai a fare in culo, stronzo. Ragazzi, abbiamo freddato tutto. Vaffanculo. Vabbè, sei immortale, oh frate. Perdonami. Adesso ci stavo morendo male. Mi sa che siamo arrivati troppo tardi comunque, questa sensazione. Li stanno inculando tutti. Slegami, li ucciderò da sola, uno a uno. Calma, Sofia. Questo è un massacro. Stiamo perdendo troppi uomini. Forse il tuo popolo si è sacrificato abbastanza. Non avevamo scelta. Ti ho giudicato male, Lara. Dimmi come posso aiutarti. Devo portare al sicuro gli altri. Ma l'entrata alle catacombe è bloccata. Farò in modo di liberarla. Perfetto. Allora, nel frattempo che Lara trova modi che loro non riuscirebbero mai a trovare, possiamo entrare da qui. Sofia, apri gli occhi. Vedi io che ho la vista di sopravvivenza, vedo tutto. Trovo un modo per distruggere. Come cazzo lo devo distruggere? Una specie di armeria.
Penso di aver trovato il modo. Cazzo è? Cos'è? Cosa sta montando? Oh! Non mi dire che vuole frecce esplosive. Frecce con granate. Minchia. Grazie, Lara. Per ora sono al sicuro nelle catacombe. So che cerchi la sorgente divina, ma il mio popolo la proteggerà fino alla morte. Il tuo popolo sta già morendo. Non potete proteggerla per sempre. Finora ci siamo riusciti. Ma adesso... sono felice di averti come alleato. Si avvicinano alla torre. C'è ancora qualcuno là. Guardate dei coglioni che stavamo avendo un momento incredibile. Salvo gli altri. Servi a loro. Cazzo, guarda, eccola qua, stai, Alfonso. Va bene. Sfonda il cancello del cortile della torre. Sto avendo dei dubbi sul fatto che io l'abbia giocato in passato, perché ci sono troppe scene che non mi ricordo. E anche l'inizio del gioco mi sembrava diverso, quindi non saprei. Saprei, magari è un altro quello che ho giocato io. Che comunque i Tomb Raider sono, diciamo, molto simili, da un certo punto di vista. Va bene, Jacob. Non c'è problema. Quello che mi ricordo io era tipo che su un'isola, si era tipo su un'isola. E c'erano tipo degli indigeni di questa zona, dei segreti, molto magari simile a questa. Poi non lo so, magari è questo. E io me lo ricordo un po' in questo modo. Oh, la puttana. Oh, fammi provare sto pop. Fa meno danni, ma è più veloce. Porca puttana. Apprezzo per il miglioramento, finalmente. Mamma. No, la faccio spovere tutto. Qua ci vuole una citazione di Fallout. La guerra. La guerra non cambia mai. Avanti. Warp on the corner. Perché ci creiamo una Molotov tattica. Ehi, affacco. Ma ti piace quando si buttano granate così a caso? Sì. Vaffanculo. Che pena. Vai a fare il culo, stronzo di merda. Sono andati. Temo che la battaglia sia solo all'inizio. Andiamo, Jacob. Parlarmi di questo posto. Direi che te lo meriti. Vieni con me. Tempo il nostro profeta portò la sorgente divina in questa valle. I miei avi costruirono Kitesh per proteggerla dal mondo. A che scopo? Che cos'è la sorgente divina, Jacob? È
manufatto a lungo dimenticato. Crediamo contenga un frammento dell'anima di Dio. La leggenda narra che chiunque vedesse la sorgente ottenesse l'immortalità. Ma alcuni sono sempre stati attratti dal suo potere. La Trinità. Esatto. Vogliono espandere il loro potere sul mondo. Con la sorgente avrebbero soldati inarrestabili. Allora aiutami a trovarla, prima che lo facciano loro. Non è una tua responsabilità. E invece sì. Mio padre è morto per questo. Non puoi riempire il vuoto dentro di te, Lara. Puoi soltanto liberarlo. Giuro che la troverò, con o senza di voi. Aspetta, Sofia, lasciami andare. Sofia, levati, levati dai coglioni, Sofia. Stato per noi. Voglio aiutarti. Tu sai dov'è l'Atlante? Alla cattedrale, negli archivi sotterranei. Ma non ti seguiremo lì. Perché? Che cosa troverò? Ci sono gli altri. Gli immortali. Uccideranno chiunque si infiltri. Mio padre crede che fermeranno la Trinità. Non posso rischiare. Lo so. Gli immortali. Prendi. Ti aiuterà a raggiungere la cattedrale. Che cazzo è? Rotolo di cavo, nuova attrezzatura ottenuta. Signori, per questo quinto episodio ci salutiamo qui. Prossimo obiettivo è raggiungere appunto Atlante. Vediamo se ci riusciamo. E io vi saluto, alla prossima, bella mia. Ciao!